Il confine tra sfruttamento per scopi pubblicitari e illecito compiacimento estetico che scaturisce dall'utilizzo dell'immagine del corpo femminile spesso viene travalicato. La situazione è diffusa in tutta Europa, ma in Italia la consapevolezza del pubblico è più bassa. Sono elementi emersi durante l'incontro promosso dal Consiglio regionale toscano e dalla Commissione Pari Opportunità al termine di un'indagine. Dall'indagine emerge chiaramente che i mezzi di tutela nel nostro paese sono assolutamente scarsi. In Parlamento sono giacenti da anni alcune proposte di legge, due parlamentari che si sono fatte parte attiva sono qui stamani, le proposte di legge sono del 2011 e noi vorremmo sollecitare il Parlamento intanto a discutere quello che è già stato presentato. Per il Consiglio regionale è fondamentale educare i più giovani a una maggiore consapevolezza dell'abuso dell'immagine femminile partendo dalla scuola con un obiettivo ben preciso. Dare la possibilità alle scuole di poter inserire nei piani dell'offerta formativa un intervento di formazione contro gli stereotipi di genere che servono appunto per poter ovviare anche a quelle situazioni talvolta anche imbarazzanti che anche fra i giovani sono fortemente presenti. L'obiettivo a livello nazionale e toscano è creare uno strumento che possa intervenire ogni qualvolta si ravvisi una situazione di abuso dell'immagine femminile a fini pubblicitari o in altri contesti.